Bentornati nel canale, sono Pietro VRN. Oggi si riporta nuovamente On the Road Truck Simulator ed un nuovo episodio della serie. Mi trovo al centro Automoil di Francoforte. Oggi avevo voglia di fare una consegna di barili di petrolio che porterò fino al truck service di Stoccarda. Ho già preparato, chiaramente per velocizzare un po' le cose. Chiaramente alcune consegne che andrò poi a caricare all'interno del camion in quei due rimorchi che avete visto. Caricato, diciamo, diverse unità di, ripeto, di barili, che, ripeto, dal centro Automoil di Francoforte li dovrò trasferire fino al truck service di Stoccarda. Ora, io non ho idea se con questo carico riuscirò a fare il pieno. In ogni caso, eventualmente farò un altro rabocco. Come mi sono organizzato per questa consegna? Allora, innanzitutto ho preso possesso di questo Scania cassonato 6x2. Finalmente ho ripreso, ragazzi, lo Scania R410, ripeto, in versione cassonata, cui sono andato anche ad investire per il suo dolly, per avere un rimorchio aggiuntivo per massimizzare chiaramente le consegne e la capacità di carico. Ragion per cui direi che è arrivato il momento di salire a bordo del camion, chiaramente occuparsi sempre di accendere il motore e regolare la marcia e di fatto anche inserire la scheda nel tachigrafo, quindi mettermi nuovamente in modalità di marcia. Adesso andrò per l'appunto a regolare le luci e ad agganciarmi il rimorchio che mi attende lì dalla parte opposta. E allora mettiamo la retro. Stop. Ci siamo più o meno. Scendiamo e andiamo a caricare la merce. Andiamo ad agganciare il carico, il dolly. Come potete vedere, ho preso questo dolly che è un due assi a timone fisso. Li preferisco chiaramente a quelli snodati, sicuramente. Alziamo il piedino di stazionamento e saliamo nuovamente a bordo dello Scania. Abbiamo la rotta del navigatore, anche se chiaramente il luogo dove per l'appunto andrò a caricare la merce non si trova poi molto lontano. E nel frattempo facciamo anche due chiacchiere. Ragazzi, oggi avevo voglia di riportarvi questo titolo e quindi accontento in buona sostanza anche un ragazzo che fa parte degli iscritti al mio canale, che recentemente mi aveva chiesto più volte quando lo riportavo, alla fine ho deciso di accontentarlo, ma comunque l'avrei riportato a prescindere perché è un titolo che mi piace parecchio e quindi oggi lo riporto molto volentieri. E allora vediamo un po'. Perfetto, freno di stazionamento, spegniamo il motore, scendiamo giù e dedichiamoci chiaramente ad aprire i portelloni sia per
del cassonato, che è chiaramente del Dolly, ok? C'è abbastanza spazio, però credetemi ragazzi, l'acquisto del rimorchio aggiuntivo è imprescindibile, così da avere una capacità di carico maggiore. E come vi andavo dicendo spesso, se vogliamo fare tanti quattrini bisogna massimizzare necessariamente le consegne, quindi tanto carico presso un'unica destinazione e l'esperienza sale tanto, oltre che i guadagni. Allora, io ripeto, ho già preventivamente mi ero già occupato di prendere quattro ordini, diciamo, che adesso vado a stipare all'interno del camion. Se mi dovesse rimanere qualche altro posticino libero, direi di sì. Faccio un altro carico, sempre nella medesima destinazione, quindi al truck service di Stoccard. Quindi, allora, Tomoil di Francoforte. E allora, vediamo se troviamo una nuova destinazione verso Stoccarda. Mi pare di averla vista in precedenza. Eccolo qua, Truck Service. Ok, e adesso andiamo a caricare anche questo bancalino. Prendiamo giusto qualche istante il caricamento del carico. E vediamo un po'. Dovrebbe bastare, ragazzi. E infatti, come potete vedere, il camion è abbastanza ben coperto di suo. Quindi il primo rimorchio è stato caricato. Andiamo a richiudere bene anche il cassonato. E anche questa è andata, perfetto. E mettiamoci nuovamente in modalità di viaggio. Regoliamo la luce, accendiamo il motore, togliamo il freno di stazionamento e via. Facciamo attenzione qui all'uscita. Ok, e si riprende a viaggiare, ragazzi. Oggi quindi vi riporto un nuovo appuntamento dalla mia serie qui su On the Road Truck Simulator, un titolo che, ripeto, mi è sempre piaciuto e spesso e volentieri fa capolino nuovamente sul canale. Non chiedetemi però di ulteriori novità all'orizzonte. Mi sarei aspettato entro breve ulteriori chicche aggiuntive in questo titolo. Nessun segnale all'orizzonte. In ogni caso, come dico sempre, accontentiamoci, per gli appassionati intendo, di quello che il prodotto ha da offrire. Un titolo comunque che regala delle belle emozioni, anche delle meccaniche di gioco manuali molto carine, come dico sempre. Quindi oggi avevo voglia di riportarvi nuovamente questo titolo. E per l'appunto sono partito dal centro Tomoil di Francoforte e mi sto dirigendo al truck service di Stoccarda. Un bel carico, ripeto, che ho distribuito in entrambi
questi rimorchi, sia il cassone che il ruodolli, e quindi torno a caricare merce su questa tipologia di camion dopo che per tantissimo tempo ho adoperato esclusivamente trattori stradali, che sicuramente sono molto versatili, però di tanto in tanto ci sta. Cambiare e riprendere anche i cassonati. L'ho acquistato da poco, ragazzi, perché avevo accumulato in questi ultimi giorni. Ho giocato tanto comunque in privato, di tanto in tanto qualche consegna con la doppia unità di container mi ha consentito di accumulare parecchi quattrini, anche per ovviamente anche per i miei autisti. Attualmente ne ho due, ripeto, che mi gironzolano per la mappa e mi fanno guadagnare parecchio, e spesso quando viaggio e forse succederà anche oggi, noterete spesso e volentieri delle notifiche che avvertono che magari un autista ha raggiunto la destinazione e quindi mi ha fatto intascare. Anche stavolta per l'acquisto del cassonato ho evitato, diciamo, di rendere il camion troppo ricco di particolari, magari migliorando un po' le caratteristiche magari della cabina, facendo una cabina rialzata, eccetera eccetera, che di fatto avrebbero sicuramente influito molto sul avrebbero di fatto influito molto sul prezzo poi finale del camion. Le uniche novità, come faccio sempre, estetiche, sono, ripeto, quattro luci in croce, uno spoiler, un bull bar, e sono contento così, anche le trombe ovviamente, sono contento così. Più importante sicuramente il dolly. È stato un acquisto, ripeto, imprescindibile per raddoppiare di fatto la capacità di carico. Fermiamoci anche stavolta. Oggi sto beccando tutti i semafori rossi, non importa, in ogni caso ne approfittiamo per qualche altra bella incursione, osservare questo nuovo acquisto e finalmente i cassonati, ragazzi. Ma quanto tempo che non ne adoperavo uno, perché l'unico che avevo era il 4x2 sempre Scania. Ce l'aveva, ragazzi, il mio autista. Ho preferito che lui viaggiasse e continuasse a viaggiare, a guadagnare per me. E quindi io alla fine ho scelto di prenderne uno di proprietà, però un 6x2 che è molto più performante, molto più stabile su strada sicuramente. Thank you.
stata pure una bella giornata. Sono partito, come potete vedere, alle prime luci dell'alba, erano più o meno le 6:30 del mattino. Giusto il tempo, ripeto, di perdere del tempo, questo l'avevo fatto chiaramente in privato, di fare carburante per appunto caricare i primi bancali, diciamo, per assegnarmi, diciamo, i primi bancali che poi sono andato, ripeto, a caricare al centro Tomoil. Ma il mio desiderio era per l'appunto fare un carico abbastanza sostanzioso per guadagnare il più possibile, per massimizzare i guadagni e l'esperienza. Come rimorchio preferisco di gran lunga i dolly a timone fisso, quindi quei rimorchi che non hanno per l'appunto il timone snodabile, che per le manovre sono molto più rognosi, e quindi ho preferito prendere il dolly, il classico dolly due assi a timone fisso, per intenderci, più o meno lo stesso prezzo. C'è una cosa che vorrei assolutamente in uno dei prossimi aggiornamenti, è sicuramente una regolazione più mirata del force feedback, perché ragazzi, in un primo momento tempo fa lo trovavo il volante piuttosto duro, piuttosto poco ottimizzato. Siamo passati, diciamo, da un eccesso all'altro, nel senso che adesso lo trovo invece sicuramente molto morbido, che per magari per le manovre è sicuramente l'ideale, perché il volante ha quel minimo di forza e quindi si può orientare tranquillamente senza problemi. Però in autostrada, quando magari si accelera e c'è bisogno di più reattività, il volante ha un minimo di gioco che non sempre è positivo, quindi preferisco avere magari un volante un pelino più rigido nelle manovre, un po' più robusto, va, ma non troppo. Nel frattempo, come vi dicevo prima, ecco, arrivano le prime notifiche dai miei autisti. Janine, che è una delle mie autisti, donna, ha consegnato la sua merce e mi fa guadagnare. Quindi oltre alle consegne è fondamentale, ragazzi, avere gli autisti che lavorano per te e mettervi sempre, sempre e continuamente in movimento, e i quattrini arrivano, ragazzi. Qui c'è una bella salita, sento un po' il camion in difficoltà. Teniamo presente che è un carico completo. Però il camion alla fine riprende tranquillamente la marcia. Ecco, se c'è una cosa che ho sempre apprezzato di fatto su
questo titolo, al di là ovviamente delle inevitabili magagne che ci sono e ci sono sempre e comunque tuttora, è proprio il senso della fisica, perché il camion per l'appunto è stato progettato nel titolo per subire proprio a livello fisico anche il peso specifico della merce, quindi di tanto in tanto fa molta più fatica in salita o in alcune zone ovviamente, se è diciamo pieno fino all'inverosimile, diciamo. Rispetto magari ad un viaggio con una consegna, con un rimorchio semivuoto in buona sostanza. Tutte cose che si lasciano apprezzare giocando a lungo con il titolo, quindi facendo molta comparazione con i carichi precedenti e quindi per l'appunto rendendosi conto di alcune faccende solamente dopo aver consegnato diverse tipologie di carico, uno si può fare un'opinione di come hanno concepito il titolo. Mi sarei, ripeto, aspettato nuovi contenuti, più che altro perché avevano iniziato bene in questi ultimi mesi, su On The Road, un ritrovato entusiasmo, nuovi contenuti, un mega update, eccetera, eccetera. Adesso sembra che non arrivi nulla all'orizzonte, anche se da più parti si sussurra che stiano portando ulteriori novità, ma non si sa ancora quando. Questa faccenda mi ricorda molto da vicino un altro titolo sui camion che vi porto sul canale, e cioè Track Logistics, che per l'appunto dove per l'appunto si attende da tempo un ulteriore nuovo aggiornamento. Stiamo ancora ad aspettare. Però in quel caso sono problemi che non si sono magari messi d'accordo con alcune piattaforme, console, eccetera, eccetera. E quindi devono stabilire un po'. Cos'è che non è andato bene nei nuovi contenuti da portare, che poi tutto alla fine viene a bloccare di fatto eventuali novità anche nel panorama PC, quindi entrambe le piattaforme devono essere comunque a posto con gli aggiornamenti, eccetera, eccetera.
Un'altra cosa che a mio avviso dovrebbero migliorare sicuramente è anche l'estetica dei carichi, perché ripeto, al momento ho caricato a bordo del camion dei barili, dei bancali di barili di petrolio, di olio, motore, nello specifico, in buona sostanza. Però alla fine noto sempre che i carichi che trasferiamo in questi cassonati alla fine sono sempre identici, diciamo, nell'estetica. Ecco, sarebbe apprezzabile anche variare la tipologia del carico anche dal punto di vista visivo. Adesso ragazzi vi spiego in dettaglio ciò che ho dovuto fare, anche se forse non ve ne siete accorti. Ho dovuto stoppare leggermente la registrazione, ho fatto una breve pausa per regolare alcuni parametri del camion e riprendere subito la marcia nel medesimo punto in cui ero rimasto in autostrada. Ecco, un piccolo particolare che dovevo assolutamente risolvere durante la marcia e tutto è andato a posto. Regolato anche un po' la visuale, un po' il fov, ma di poco, quasi una cosa impercettibile. Spesso e volentieri ci sono alcuni particolari che magari non sono me ne accorgo durante la partenza e magari me ne rendo conto dopo e quindi faccio un breve recap in corso d'opera durante la consegna. Nello Scandia la posizione dello specchietto retrovisore, questa non la posso risolvere perché purtroppo è abbastanza largo e a me mi piace necessariamente la visuale, ma questo l'avevate capito, mi piace troppo la visuale ravvicinata. Ma non importa, di tanto in tanto io sbircio e non ho problemi anche a gestire l'altro. Visto un contatto, stava facendo perdere aderenza al camion. Per fortuna ho avuto un bel riflesso e ho regolato il tutto. Sempre avere concentrazione alla guida, per quanto comunque, ripeto,
a livello di educazione stradale, comunque sono comunque ben ottimizzati, quindi non mi lamento più di tanto. Ogni tanto qualche contatto c'è. Il rischio di perdere aderenza inevitabile, anche se ripeto, rispetto al 4x2 il 6x2 è molto più stabile a livello di cassonate, intendo. Su, ragazzi, però secondo me questo più che un bug, ragazzi, è una scelta voluta, quasi un evento casuale. Almeno una volta capita in autostrada, per l'appunto, però noto sempre che c'è lo spazio sufficiente poi per avere la corsia d'emergenza libera per di fatto superare senza problemi questo ostacolo, un po' come vedo anche su Eurotrack, in buona sostanza più o meno la stessa cosa. Nel frattempo, ragazzi, ci siamo fatti questa bella chiacchierata. Ho raggiunto il centro urbano di Stoccarda. Giungerò al truck service per effettuare, ripeto, questa ennesima consegna, che mi vede impegnato, ripeto, a riportarvi questo titolo dopo un po' di tempo. Avevo voglia. E quindi oggi on the road. Vediamo di raddrizzarci per bene, ma basta che tecnicamente oriento il rimorchio, dolly.
Ok, direi che così va bene. Prendiamo il motore, scendiamo, apriamo i portelloni di entrambi i rimorchi e scarichiamo la merce. Mi sa che qui devo andare dall'altra parte, vabbè, lo faccio dopo, dopo. Ok, apriamo qua. Velocemente dalla parte opposta. Perfetto. E andiamo a scaricare e consegnare anche questo carico. Poi facciamo i saluti, ragazzi. È una bella somma, ragazzi, anche molta esperienza, quindi è andata bene. Abbiamo consegnato il tutto. E anche stavolta direi che, ragazzi, il tempo è volato via, quindi io ne approfitto, ragazzi, per farvi i saluti. E nel frattempo vi consiglio sempre di lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale, lasciare pure un bel commento che fa sempre piacere. E noi ci ascoltiamo la prossima volta. Da parte mia, ciao ciao ciao.